Valeria Pirone, capitano del Parma femminile, oggi giorno di calendari, come si suol dire, prima o poi si affrontano tutte, però c'è chi arriva prima, c'è chi arriva dopo e all'interno tutto un gran percorso. Lo hai già analizzato? Eh sì, come prima squadra incontreremo l'Inter, andiamo noi lì da loro. E l'Inter è una squadra che gioca bene, e il mister è brava, lei è molto brava. Ha delle ragazze giovani, si è esperte, quindi fa un bel calcio. Noi ci stiamo preparando duramente per affrontare un campionato che per noi sarà molto più difficile. Per qualsiasi squadra, ovviamente noi siamo, è il primo anno, anche se io gioco da un bel po', però è una squadra nuova, quindi noi ci prepariamo partita dopo partita, ora pensiamo all'Inter e quindi... Appunto, prima l'Inter, poi il Sassuolo, poi la Fiorentina e via via. Non è esattamente una partenza soft, però insomma, massimo rispetto per tutti. E... Beh, noi dobbiamo avere rispetto per tutti. Sappiamo che giocare in Serie A ormai chi prendi prima, chi prendi durante non cambia, perché le incontrerai tutto prima o poi. Quindi noi dobbiamo essere solo bravi a lavorare bene, ascoltare lo staff, ascoltare il mister e mettere in campo quello che sappiamo fare. Come avete appreso questo calendario? C'era attesa, c'era... In realtà c'era emozioni, non vedevamo l'ora che uscissero le squadre, quindi ora sappiamo la nostra prima partita e ora c'è tutto un percorso da percorrere per affrontare l'Inter nella maniera più giusta. In Italia è tempo di elezioni, ma anche nel Parma femminile è stato tempo di elezioni, tu sei stata nominata capitano, non so se avevi fatto campagna elettorale, com'è andata? Come mai t'hanno scelto? No, guarda, l'elezione no, è stata tutta una cosa tanto spontanea, infatti io ho ringraziato le ragazze perché intanto non mi conoscevano tutte, quindi non sapevo... Cioè, non mi conoscevano, quindi quando poi il mister ci ha detto che ha parlato con ognuna di noi, le ragazze avevano scelto me come capitana, io mi sono sentita onorata prima di tutto perché hanno scelto me e poi essere capitana del Parma è una bella cosa. E sarete però un po' tutte capitane, come dicevi tu durante il tuo discorso di insediamento. Sicuramente siamo una squadra che dobbiamo viaggiare sulla stessa linea. Nessuno si sentirà inferiore, nessuno si sentirà superiore, perché noi non ci possiamo permettere questo. Dobbiamo essere una squadra umile e lavorare bene. E quindi ovviamente c'è quella più esperta e più che deve dare l'esempio, più che altro. Però saremo tutti capitani perché così è. Grazie mille. Grazie a voi.